Amici cari di YouTube, buon pomeriggio dal vostro Lino Juventus. Praticamente è delle ultime ore che una notizia che Commisso ha praticamente annunciato che Vlahovic non rinnoverà questo contratto con la Fiorentina. E da quello che sembra ci sarebbe del clamoroso, perché da come risulta su alcune fonti, anche scritte, non fonti a voce, dietro questo, diciamo, rallentamento, anzi, questo praticamente questo divieto da parte di Vlahovic di rinnovare con la Fiorentina, ci sia proprio la Juventus. Quindi attenzione, attenzione, che potrebbe succedere quello che è già successo negli anni passati con Bernardeschi e con Chiesa. La Juventus sicuramente può provare a prendere per la prossima stagione Dusan Vlahovic facendo un'operazione alla Chiesa con un prestito con obbligo di riscatto poi spalmato in varie, diciamo, in varie fazioni. Quindi ragazzi, staremo a vedere come si chiuderà questa vicenda, però da quello che sto leggendo su alcuni siti e quello che mi stanno anche riportando alcune persone, dicono, sai, forse dietro questo tentennamento, anzi questo praticamente questo rifiuto da parte di Vlahovic di rinnovare con la Fiorentina, la Juventus è una buonissima, diciamo, causa a far slittare tutto questo. Quindi ragazzi, attenzione perché dietro a questo mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina potrebbe esserci seriamente la Juventus. Vi ricordo che la Juventus Morata non lo ha riscattato, ha solamente allungato il prestito di un anno, forse sapendo già che Morata non rientra nel futuro della Juventus e quindi automaticamente non verrà riscattato definitivamente. Una Juve che deve prendere un grande attaccante perché è costretta, dato che quest'anno non abbiamo fatto un mercato così esilarante, a parte Locatelli e Caio Gorgui, non abbiamo preso chissà che. Quindi una Juve praticamente obbligata il prossimo anno a fare un grande investimento in avanti. E attenzione al nome di Vlahovic, che a questo punto può essere un nome molto 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 caldo per la Juve. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Però attenzione perché a questo mancato rinnovo di Vlahovic alla Fiorentina potrebbe esserci seriamente la Juventus. Quindi dopo Bernardeschi e Chiesa potremmo realmente prendere un altro grande giocatore dei nostri cari nemici viola. Anche se poi Bernardeschi sappiamo tutto che è stato tutto fuorché un grande acquisto, però con Chiesa siamo andati benissimo e io ero uno di quelli che non credeva nell'acquisto di Chiesa, ma di questa cosa io già me ne ho parlato parecchi video fa. Quindi ragazzi, attenzione a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Ripeto, dietro a questo mancato rinnovo da parte di Vlahovic alla Fiorentina potrebbe realmente esserci la Juventus. Ovviamente ora col tempo, con i giorni, con i mesi capiremo di più, però è una situazione che bisogna stare molto molto attenti. Sembrerebbe che Dybala avrebbero con la Juventus si sarebbero accordati sul rinnovo, se non sbaglio 8 milioni più 2 di bonus per il giocatore per 5 anni, se non sbaglio. Ora non so se sto dicendo una puttanata, notizia comunque che ho letto nelle ultime ore. Comunque pare che ci sia praticamente sia tutto fatto per il rinnovo di Paolo Dybala con la Juventus, ragazzi. Quindi staremo a vedere cosa succederà, se verrà ufficializzato e tant'altro. Però la notizia che io vi voglio riportare, che ovviamente sono notizie da prendere con le pinze, però è una notizia che va monitorata giorno per giorno. Dietro al mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina potrebbe esserci seriamente la Juventus. Ragazzi, vi mando un abbraccio, lasciate l'iscrizione al canale, poi ovviamente giorno per giorno monitoreremo insieme la situazione e vedremo se è un qualcosa di reale o classiche fantasie giornalistiche e non solo. Ragazzi, vi mando un abbraccio, un buon pomeriggio e ricordatevi sempre che chi ti fa Juve non perde mai. Ciao!